Gianni Berrino, candidato al Senato con Fratelli d'Italia, questa potrebbe essere la volta buona? Beh, è una grande emozione, anche una grande sfida essere stato scelto da Giorgia Meloni per un collegio così importante come l'uninominale 1 della Liguria, quindi da Ventimiglia ai tre municipi occidentali di Genova, una grande responsabilità, anche perché essendo l'uninominale si rappresenta sì il proprio partito ma anche tutti i partiti della coalizione di centrodestra, quindi è chiaro che la responsabilità è ancora più alta, una di quelle battaglie che appassionano, perché poter partire dal proprio territorio per rappresentare ipoteticamente la Liguria, questa parte della Liguria al Senato della Repubblica è un sogno. Io che faccio politica da quando ero bambino ho sempre visto la possibilità di arrivare in Parlamento e di arrivare al Senato come un sogno. Questa volta si potrebbe trasformare in realtà, ma poi chiaramente sono sempre gli elettori che scelgono il destino di chi si mette in lista, e quindi oggi parte una campagna elettorale di cui sono orgogliosissimo. Ringrazio Giorgia Meloni per avermi scelto, ringrazio i segretari degli altri partiti della coalizione per aver accettato la scelta del mio partito, e naturalmente da domani si parte convincendo più elettori possibile a votare per Gianni Berrino Senato, per Fratelli d'Italia e per gli altri partiti della coalizione. Una volta se arriverai al Senato, quali istanze ti proponi di portare, le istanze del ponente? Ma le istanze del ponente sono tantissime, i temi che ho affrontato in questi anni come assessore regionale, quindi i trasporti e il lavoro sono naturalmente importantissimi, e penso che qualsiasi senatore se ne debba far carico a livello nazionale ma anche a livello locale, visto la penuria di infrastrutture che la Liguria soffre da ormai 30 anni, i temi del lavoro che sì sono temi nazionali ma qua trovano una loro configurazione particolare per via dei frontalieri, per via dei lavoratori del turismo che qua rappresentano una buona fetta di chi è impiegato in questa provincia, in provincia di Savona e in generale in Liguria. Poi è chiaro che vi sono altri temi da sottoporre al governo nazionale che hanno la loro ricaduta anche sulla Liguria. Uno di questi è sicuramente la revisione del PNRR, che anche qua in Liguria potrà dare i suoi frutti, una revisione naturalmente condivisa con i futuri, speriamo, alleati di governo, nel senso futuri, se si andrà al governo. Naturalmente poi ci sono altre istanze di cui chi rappresenta intere comunità si deve far carico. Io, come ho sempre fatto, prima di dire ascolto i territori, anche per dare un ordine di importanza e di importanza non solo ma anche di tempistica con cui presentare le istanze. Il primo passo però è quello di vincere le elezioni e di essere nominati senatori, poi tutto il resto si vedrà. L'unica cosa che io posso promettere veramente è l'impegno e la presenza sul territorio, come ho sempre fatto, prima da vice sindaco di Sanremo, poi da assessore di Sanremo, poi da assessore regionale, e speriamo poi con un ruolo diverso da quello attuale. Flavio Di Muro, parlamentare, si ricandida con la Lega insieme a Alessandro Piana che va al Senato. Insomma, siamo qua al point elettorale di Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, finalmente un centrodestra unito, coi crismi potremmo dire, classico, che va alle elezioni con delle belle chance. Esatto, sono parlamentare uscente, ero da solo sia come candidato che come eletto, adesso si apre la possibilità di avere più rappresentanti. Sono contento che la Lega abbia saputo valorizzare il nostro territorio a differenza di altri movimenti politici, quindi sia io che l'amico Alessandro Piana, vicepresidente della Regione, rappresentiamo la Lega in questa competizione elettorale e rappresentiamo a testa alta il ponente e la provincia di Imperia, che merita un'attenzione maggiore di altre province perché è lontana da Roma, è lontana dal punto di vista politico, a livello infrastrutturale, di carenze, di disservizi. Quindi è importante in questa tornata elettorale far valere ancora di più il peso dei cittadini imperiesi con un voto utile verso rappresentanti del territorio che spero abbiano dimostrato di tenere al territorio e di portare avanti battaglie che sono primarie per i cittadini, per le imprese del territorio. In un centrodestra, come ha ricordato nella domanda, che è unito, coeso da un programma di cose da fare realmente concrete, quindi noi ci candidiamo a testa alta per portare l'Italia fuori da una situazione post pandemica che ha visto coinvolti tutti i cittadini, tutti gli italiani, e per dare nuove prospettive di sviluppo al paese.